tutti e adesso farò un esperimento di dispersione dei colori. Gli ingredienti che ci servono sono latte, detersivo, colorante alimentare, cotton fioc e piatti. Partiamo. Allora, inseriamo un po' di latte dentro i piatti. Il latte, voi lo sapete da che cosa è fatto? È fatto d'acqua, tantissimo di acqua, e poi? Ci sono delle proteine, formaggio. Ci sono dei grassi. Okay. I grassi sono l'elemento importante per l'esperimento che sta facendo il vostro compagno. Okay. Io so perché che lui funziona. Sta usando una... Io vi do qualche aiuto, no? Perché possiate capire meglio le cose e far bene le vostre ipotesi. Il latte contiene dei grassi. E quelle cose che vedo là, quella roba verde, ci puoi raccontare che cos'è? Cosa questo? Il detersivo per i piatti. Quando voi usate il detersivo per lavarvi le mani, perché lo usate? No, questo qua per i piatti. Per i piatti? Anche, ma sì, ma un sapone usiamo per le mani. Perché? È uno sgrassante. Perché è uno sgrassante. Allora attenzione, che qua abbiamo qualcosa che contiene il grasso e qualcosa che toglie il grasso. Questo adesso sarà importantissimo per le vostre ipotesi. Sono degli scienziati. Allora, coloranti alimentari, potete dirci, Riccardo, che cosa sono? Perché si chiamano alimentari? Perché si possono usare quando tipo... Riccardo, vuole sentire perché parlare perché si possono usare sui cibi. Oh, molto bene. Quindi non fanno male se si ingeriscono. Scusa, potrei spostare questi? Che non per alimentare. Questo qua non era aperto. Io guardo il pubblico perché sono talmente bravi oggi che non, sembra neanche di non avere pubblico perché sono silenziosissimi. Ma invece sono tutti qua. Ciao, Saluti. Adesso prendiamo un cotton fioc e lo mettiamo che dentro, parla lo scienziato. Dentro il detersivo. Avete visto che stanno usando i guanti, eh? Sono proprio i professionali. Molto professionali. Avvertiteci quando sta per succedere qualcosa, è importante che stiamo più attenti, magari prepariamo. Ecco, adesso succederà sta la per parte succedere più qualcosa. Importante del... E mettiamo il nostro cotton fioc. E ancora riescono a spostarlo. Guarda cosa succede. I colori si sono miscelati? Sì. E da quella parte per il blu vedete che ha formato quei grumi strani. Chissà perché. E chissà se continua ad allontanarsi, sì, quindi c'è ancora qualcosa che reagisce. E voi che avete già fatto l'esperimento, continua per tanto tempo? Tipo 10 minuti. 10 minuti? Fatto se adesso ci mettete altro detersivo, succede qualcos'altro? Credo proprio di sì. Cambiamo parte. Ecco, chiedete anche voi se avete qualche esperimento da fare, qualche prova per la vostra ipotesi. La mia ipotesi era che volevo vedere, ecco, vedete che succede ancora, però un po' di meno di prima, mi pare, no? Sì, il latte è colorante. Ma se mettete quello là tutto nel latte, che succede? Cioè, se mettete il detersivo tutto nel latte, che succede? Non succede niente. Allora, qui abbiamo un altro scienziato che si è posto tutto questo, così? Sì, tutto quello che... Per metterci la goccetta? Probabilmente vediamo cosa succede, è una buona idea. Così vediamo se questo... Niente. No, però proprio niente, no. Prova a fare qualcosa col cotton fioc. Metti il cotton fioc nella... Allora, sembrerebbe però che il cotton fioc non c'entri tanto, no? Quello che è importante c'entra è il detersivo. E cosa potremmo fare? Forse usare ancora un po' di latte per vedere se questa ipotesi dello scienziato... Ecco un po' più di colorante. Forse il latte è colorante. Vediamo l'ipotesi dello scienziato Lorenzo qua. Se mettiamo del latte e un po' di colorante, poi ci butti sopra. Allora, scienziato Matteo, puoi spiegare cosa stiamo provando di mezzo, che è un colore più trasparente. Stiamo provando, invece che mettere il colorante nel latte, con l'acqua. Con l'acqua, vediamo un pochino. Attenzione a quello che succede con il colorante. Beh, come prima, vedete che non si sparpaglia da solo, no? Rimane là. Dall'altra parte invece abbiamo di nuovo del latte. E questa volta allora potremmo fare quello che lo scienziato Lorenzo ci ha detto di fare, provare a buttare una goccia di... detersivo senza metterci il cotton fioc, così cerchiamo di capire se in il cotton fioc che è speciale o se qualcos'altro. Ma è il cotton fioc? No, ma non è il cotton fioc, è detersivo. Boh, il cotton fioc si usa per fare... Cioè per fare quella roba tipo con i disegnetti. Allora io vi dico alcune parole chiave mentre loro si preparano. Parole chiave sono tensione superficiale e reazione chimica. Parleremo poi di questo. Attenzione a quello che sta per succedere.
Niente. No, si attira. Viene attratto, viene attratto, è incredibile. Avete visto che si è spostato verso? Che bello. Ma è bellissimo. Molto bello. Attrae i colori. È come se no, li respinge. Ora prova col fotografio. Non muovete il tavolo, però. British, la nell'acqua, quindi anche nell'acqua è successo qualcosa, avete visto? Di diverso. Adesso proviamo col cotton. Vediamo, prova. Ecco, vediamo col cotton fioc. No, non di prima, però qualche cosa prima ha combinato con l'acqua. E vediamo adesso cosa succede con il latte. Senza il cotton fioc, però facciamo la prova col cotton fioc, l'abbiamo già visto. Prova a versare un po' di detersivo lì sopra, come abbiamo fatto prima. Così vediamo se l'ipotesi che c'entra, se c'entra o no il cotton fioc. No. Guarda come reagisce lo stesso. Sembra un cane. Che fine. Quindi, allora, abbiamo già fatto un po' di scoperte. Qui il cotton fioc non è responsabile lui del cambiamento, perché cambia anche senza cotton fioc. L'acqua ha una reazione un po' diversa rispetto perché per all'acqua. Me l'acqua non contiene dei grassi. Non contiene grassi. Beh, qua non abbiamo contiene uno scienziato già esperto, Prova a ripetere bene la tua ipotesi, Matteo. Qua, perché qua il latte contiene grassi e vitamine, qua invece l'acqua non contiene niente. E infatti dunque, adesso non sta reggendo più per niente. Invece qua se rimettiamo... No, ma si muove per tipo... Allora, è come se questa reazione qua si consumasse.